Buongiorno a tutti, ben trovati. Noi credo che possiamo lasciare spazio rapidissimamente alle vostre domande, se ci sono. Abbiamo scelto di incontrarvi per commentare con voi i dati delle elezioni regionali di ieri, del referendum costituzionale e i primi dati che ci vengono dai comuni dove si sta scrutinando in queste ore. E noi siamo particolarmente felici, capiamo che c'è una discussione in corso sul chi ha vinto, chi non ha vinto, come sempre dopo le elezioni regionali. Mi capitava di guardare proprio adesso al dato del 2015, al racconto mediatico del 2015. Ebbene, allora io avevo la funzione di guidare il Partito Democratico, i dati erano 17 regioni per noi, 3 per la destra. Il dato delle 7 regioni che andavano a votare nel 2015, quelle attuali più l'Umbria senza la Valle d'Aosta, portava un dato 5-2 per il centro-sinistra e tutti voi scrivevate soffre il PD, soffre Renzi, e avevamo vinto 5-2. Oggi che i dati invece sono diversi, sono 3-3, se si considera l'Umbria che non ha votato adesso sono 3-4, e nonostante questo giustamente si dice che c'è una vittoria del centro-sinistra. Perché? Perché dipende dalle narrazioni. Io penso che sia una vittoria del centro-sinistra e credo che sia una bella vittoria, una vittoria che vede il suo pilastro nel successo straordinario in Toscana. Dico successo straordinario in Toscana perché mi ricordo come eravamo messi venerdì mattina, non 6 anni fa, non 3 anni fa, non un mese fa. Mi ricordo i sondaggi che circolavano, ancorché non pubblicabili, e sono sondaggi che portano a un risultato, che davano un verdetto diverso da quello che poi è stato il risultato elettorale. Quindi il mio primo grazie, il mio primo bravo è a Eugenio Giani, che ha vinto una partita difficilissima. Il secondo al presidente Enzo De Luca, che ha confermato. In queste regioni noi facciamo in Toscana il 4.5%, in Campania il 7.5%, sono risultati che sono circa il triplo dei sondaggi dei quali ci venivamo accreditati alla vigilia da tutti gli organi di informazione. Il dato di Italia Viva dunque è un dato assolutamente positivo, poi naturalmente ci sono comuni e comuni, province e province, regioni e regioni, ci aspettavamo qualcosa di più in alcuni territori, ci aspettavamo qualcosa di meno in altri. Alle suppletive sarde il nostro candidato fa il 24%, vorrei che questo dato fosse sottolineato anche per ringraziare l'avvocato Marras della sua straordinaria battaglia, 24% l'avvocato Marras. In Valle d'Aosta si sta scrutinando, siamo accreditati di un dato tra il 7 e il 9%, di Toscana e Campania vi ho detto, naturalmente poi aspettiamo anche i dati delle amministrative, dove non possiamo dirlo perché è prematuro, ma abbiamo grande fiducia in tante amministrazioni, a cominciare da quella guidata dall'ottimo Ciro Buonaiuto, che è il sindaco di Italia Viva di Ercolano, che a nostro giudizio potrebbe farcela già al primo turno. Essendo un partito nato adesso, alla prima elezione, il nostro giudizio è straordinariamente positivo. Trovatemi un altro partito che si candida per la prima volta a livello territoriale e regionale e ottiene i risultati di cui vi ho parlato. Da toscano dico che mi spiace, riconosco ai campani, visto che avevano fatto una scommessa, guardo Rosato che ormai è made in Napoli per tutta la sua straordinaria campagna elettorale sul territorio, devo prendere atto che tra Campania e Toscana la vittoria, ancorché di misura, è andata, no di misura fino a un certo punto, è andata nettamente alla Campania in termini di risultato di Italia Viva. Un grazie a chi ha corso una battaglia di testimonianza generosa e bella, a cominciare da Daniela Sbrollini in Veneto e da Ivan Scalfarotto in Puglia, battaglie che ovviamente non puntavano a vincere ma a fare una battaglia di testimonianza. Soprattutto su Ivan voglio dire quello che mi ha scritto ieri lui: nonostante il risultato ovviamente negativo, lo avrei rifatto, lo rifarei domani mattina, e io penso di poter essere fiero dell'amicizia con Ivan, perché quella battaglia era una battaglia che per noi era fondamentale fare, e ringrazio anche su questo anche Teresa Bellanova. Rispetto infine alla situazione del governo, mi aspetto domande da parte vostra. Io dico che
è evidente che nel momento in cui si indicava la Toscana come la regione chiave su cui giocare la partita della vita di questo passaggio regionale, la vittoria di Eugenio Giani fa la differenza. E quindi questa strana coalizione, questi amici per errore che si sono ritrovati utilizzando una bella canzone di Tiziano Ferro, hanno oggi la possibilità di andare fino al 2023 con questa maggioranza. Ci sono domande? Prego. Non so come funziona, vorrei, non so se c'è un protocollo. Vai. Avete un microfono per Il Fatto Quotidiano? Se no urla. Magari levate la mascherina, non si sente. Vai. Fate sedere un po', Matteo, fate sedere un po' di giornalisti, c'è la Fusani, un po' di, ci sono Alessia, fate sedere un po' di, dai. Al di là dei, innanzitutto buongiorno, al di là dei dati citati da lei, che ritiene soddisfacenti per un partito appena nato, di fatto Italia Viva però non è stata decisiva né nelle vittorie di Giani né in quella di De Luca in Campania. Altri risultati sono stati molto negativi, quasi un flop quello di Scalfarotto e Brollini. Lei ritiene che a questo punto il suo partito possa avere un futuro politico, considerato che di fatto comunque non c'è stato alcun elemento decisivo, nemmeno per far perdere di fatto Emiliano, che era uno degli obiettivi di fatto, dato che dicevate che eravate equidistanti entrambi i candidati? Le rispondo. Lei scrive per ilfattoquotidiano.it e quindi ha una visione della vita politica molto chiara. Vorrei ricordarle che la sua testata, sia quella.it che la testata normale, la testata cartacea, ci accreditavano di un dato nazionale del 2%. Ora, io vorrei dirlo davvero con grande rispetto, visto che siamo in una delle sale più belle della Camera dei Deputati e ci sono autorevolissimi giornalisti parlamentari di lungo corso. Voi ve lo ricordate un altro partito che al debutto sulle amministrative o sulle regionali ottiene un risultato come quello che vi ho appena citato? Io no. Quindi il nostro dato è un dato per me straordinario, perché è un dato che dimostra che, a differenza di quello che era stato scritto, Italia Viva ha uno spazio straordinario davanti a sé. Naturalmente ci sono dei risultati che sono risultati ovviamente negativi, perché nel momento in cui Ivan fa una battaglia come quella che fa e prende meno del 2%, a noi dispiace. Ma le dirò, le ripeto quello che ho detto prima, io la rifarei una 10, 100, 1000 volte quella battaglia, perché mentre diciamo buon lavoro a Michele Emiliano, a Luca Zaia, a Quaroli, a Toti, oltre che ovviamente a Giani e a De Luca, cosa che ho già fatto, mentre diciamo buon lavoro a chi ha vinto, perché chi ha vinto merita il rispetto che si deve alla pronuncia del voto democratico, la campagna elettorale che abbiamo visto da parte di Michele Emiliano è la naturale conferma dei 5 anni che lui ha fatto alla guida della regione, nel metodo e nel merito. E quindi, nel rispettare il giudizio dei pugliesi che hanno scelto Emiliano, e su questo mi pare che non ci piova, noi diciamo che siamo orgogliosamente da un'altra parte. Siamo in Puglia il 2%? Siamo il 2%. Siamo in Campania il 7,5%? Siamo il 7,5%. Siamo in Sardegna il 24%? Siamo il 24%. Quello che siamo, siamo. Ma, e questa è una cosa sulla quale vorrei davvero invitarvi a riflettere, il dato delle attese che avevate voi, che nelle attese avevate voi, era un dato nel quale, da un lato, se si fosse perso la Toscana, fatemi indovinare il titolo che la sua testata avrebbe fatto oggi. Lei sorride sotto i baffi, o meglio, sotto la mascherina, come tutti noi, giustamente, perché c'era già pronto il plotone di esecuzione, Renzi ha scelto Giani. Oggi che Giani ha vinto possiamo dire che Giani l'hanno scelto i toscani e quindi la portiamo a casa tranquilla. Io sono convintissimo che la lettura politica di questo dato passasse dalla regione toscana. È un dato nel quale aritmeticamente non siamo stati decisivi. Penso che non ci sia nessuno tra gli osservatori politici che non sappia che in Toscana noi siamo stati politicamente ben più che decisivi per la selezione
delle candidature, per la campagna elettorale, per il rush finale che è stato fatto quando si era sotto, per l'organizzazione degli eventi e per la generosità con cui le candidate e i candidati di Italia Viva negli ultimi 10 giorni hanno fatto una campagna a tappeto più sul presidente che non sulla lista, come era doveroso che fosse. Dunque, lei può pensare giustamente che la matematica ci dica che la differenza tra Giani e Ceccardi è superiore al numero dei voti complessivi presi da Italia Viva. Chi conosce la politica sa che siamo stati politicamente determinanti e penso che questo, come dire, sia un elemento che è ben chiaro a tutti, a cominciare dal presidente Giani, cui rinnovo gli auguri di buon lavoro. Prego. Confermo che sta andando benissimo Ciro da Ercolano. Vai. Mi hanno spostato un attimo. Ma perché devi... Me l'hanno chiesto. Scusi, allora aspetta. No, volevo solo sapere, alla luce di questi risultati, diciamo, sia sul fronte regionale che sul fronte referendario, qual è stata la vostra strategia nel dibattito della legge elettorale? Rispetto anche al testo di maggioranza? Io credo che la maggioranza dovrà mettersi d'accordo su questo, Marcello, e su tutto il resto, nel senso che immagino che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la maggioranza nella sua interezza vorrà riflettere su cosa fare da grande, perché c'è un tema di come gestiamo 209 miliardi del recovery fund, c'è un tema del se chiedere o meno, come noi chiediamo, il MES con i 37 miliardi. C'è un tema di come gestire una legge di bilancio che, ragazzi, arriva. Da chi parte stavolta? Camera o Senato? Questa volta parte dalla Camera. C'è un tema di come governare i passaggi in sede europea che porteranno comunque a un 2021 impegnativo, perché si va a votare in Germania. E siccome da qui al 2023, secondo me, questa maggioranza va avanti, credo che noi saremo anche più forti a livello parlamentare, perché è del tutto evidente che una volta superata la prova del fuoco delle elezioni avremo una capacità attrattiva ulteriore in Parlamento. Noi siamo disponibili a discutere con la maggioranza di qual è l'obiettivo, di qual è l'impianto istituzionale e costituzionale. Mia proposta, mia idea, mia valutazione. Secondo me la riforma che ieri è stata approvata non è che un piccolo passo e soprattutto non cambia niente rispetto al procedimento legislativo. Cioè, qui nella prossima legislatura, nel 2023, ci saranno 400 deputati anziché 630, ma dal punto di vista della produzione del procedimento normativo non cambia niente. Stanno più larghi, che è utile, ma non cambia la sostanza. Allora, siccome ci sono 2 anni e mezzo davanti a noi, quasi 3, io utilizzerei questi 2 anni e mezzo per fare una riforma costituzionale alla luce della quale valutare la legge elettorale, perché può esserci una legge elettorale proporzionale, che è quella che mi pare di capire preferiscono i nostri compagni di strada, che noi non vediamo come la soluzione migliore. C'erano 7 regioni che andavano al voto, 6 hanno un presidente, la Valle d'Aosta ha il consiglio regionale che dovrà scegliere chi fa il presidente. La differenza è che in 6 i cittadini hanno scelto Quaroli, Zaia, Giani, De Luca, Toti, Emiliano. In 1 in Val d'Aosta decidono i consiglieri regionali. Se noi facessimo un modello maggioritario con elezione diretta, avremmo un meccanismo molto più semplice. Se invece i nostri compagni di strada preferiranno il sistema proporzionale, noi siamo disponibilissimi a discuterne, lo abbiamo detto, lo ha detto la delegazione della Camera in commissione guidata dall'onorevole Di Maio, il nostro Di Maio, Marco Di Maio, ma pensiamo che occorrano dei correttivi, che sono la sfiducia costruttiva, che sono il superamento del bicameralismo, cioè che sono quei principi cardine di un sistema proporzionale come quello tedesco. Se invece si vuole andare su quello francese, meglio elezione diretta e magari un ballottaggio. In entrambi i casi siamo in attesa che i nostri compagni di strada ci
come dire, elaborino una proposta. Ho visto un passo in avanti importante del PD la settimana prima delle elezioni regionali, quando ha detto superiamo il bicameralismo paritario, e io la trovo una buona idea da qualche anno. Sì, buongiorno, sono Claudia Fusani Tiscali, anche riformista. Claudia, volevo chiedere, scusa, mascherina. Abbi, pensavo che qui, vabbè, no. Ok, allora si tiene la mascherina. Volevo chiedere questo, lei ha sempre detto che comunque questo governo sarebbe andato avanti fino a questa legislatura, fino al 2023, ha sempre, ogni volta che l'abbiamo chiesto il rimpasto ha sempre detto noi boh, per carità. E io le richiedo oggi, siccome la parola rimpasto è ancora presente in tutte le cose di ieri e nei giornali stamani, se per lei esiste ancora un'ipotesi di rimpasto, ma soprattutto per Italia Viva quali sono, qual è l'agenda, perché adesso se Dio vuole fino al 2021 non si vota, l'agenda ora per Italia Viva, visto che c'è manovra di bilancio eccetera eccetera eccetera. Beh, la manovra, scusi, e se è possibile individuare da parte vostra le linee guida vere, cioè quali sono le priorità per il recovery fund, quali progetti per il recovery fund. Grazie. Allora, confermo che questa legislatura per me va al 2023. Credo che dopo ciò che è accaduto, voi cronisti parlamentari, voi giornalisti, voi esperti di politica, sappiate meglio di me che si rafforza questa maggioranza parlamentare, non soltanto questa legislatura. Cioè, di fatto, diciamola tutta, dai, parliamoci chiaro, se si fosse perso la Toscana, oggi saremmo a fare un altro film, è chiaro, perché poi tutti a dire no, però potevate fare di più, meglio, come... Ragazzi, ma di che parliamo? Se in Toscana non vi fosse stata quella mobilitazione straordinaria di cui Italia Viva è stata artefice assieme ai compagni di strada, ma vorrei dire artefice determinata, energica nelle forme e capace di stimolare sul territorio una reazione impegnativa e bella, se non ci fosse stato questo, oggi avremmo un altro film per la maggioranza e secondo me probabilmente anche il governo risentirebbe di più del risultato regionale, anche se abbiamo sempre detto che non è giusto, ma questo spesso accade. Quindi la partita della Toscana stabilizza la legislatura. Noi non abbiamo mai chiesto il rimpasto, non lo chiediamo e non lo chiederemo. Anche perché costituzionalmente sappiamo quali sono le prerogative del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio e le dinamiche parlamentari. Siamo molto fieri del lavoro che fanno le nostre ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, quindi noi non abbiamo niente da chiedere. Ovviamente se la maggioranza vorrà fare una verifica, un punto della strada, un'analisi, saremo a disposizione per portare che cosa? Le nostre idee, come abbiamo sempre fatto. Mi dispiace non aver scommesso con voi quando ci fu il chiarimento sulla vicenda Bonafede. Io allora dissi che noi non avremmo mai chiesto neanche mezza poltrona. Devo dire, non tutti ci credevano, anche qualcuno dei nostri diceva vabbè, ma che ci hanno dato? E avevamo detto vogliamo lo sblocco dei cantieri, vogliamo il Family Act, vogliamo alcune risposte concrete. Adesso lo sblocco dei cantieri c'è il decreto semplificazioni che noi vorremmo più ancora maggiormente implementato, c'è il Family Act che è uno degli assi del recovery plan presentato da Conte nelle sue linee guida al Parlamento, poi ci sarà una discussione in aula, c'è un grande lavoro di analisi punto punto delle proposte che noi abbiamo fatto, però vogliamo caratterizzarci su questo. Quali idee? A, queste infrastrutture vanno sbloccate davvero, perché se non partono adesso non fanno PIL nel 21-22, non si vede risultati nel 23. B, è evidente che il piano europeo ha vari modi di lettura. Il primo è collazionare una serie di progetti e inserirli in alcune linee guida. Questo è un ragionamento che parte dal basso, molto serio, che insiste molto sull'europrogettazione, che secondo me ha un potenziale problema di esecuzione.
perché se io prendo 700 progetti e questi progetti poi non vengono attuati o si bloccano o c'è un intoppo burocratico, per come è strutturato il recovery plan, il recovery fund, rischia di non avere poi l'erogazione dei denari. Quindi noi dobbiamo ragionare se valga la pena questo metodo più dal basso o, come ha fatto la Francia con un documento direi pregevole fatto dall'amministrazione Macron, che intravede tre, diciamo, filiere di indirizzo, mi pare che siano coesione, competitività e ambiente, ora potrei vanno verificate, e in queste tre filiere inserisce dall'alto dei denari che ciascuno può in qualche modo prendere sulla base di progetti invece già avviati. È un meccanismo diverso. Noi aspettiamo che il Presidente del Consiglio venga in aula per parlarne e siamo disponibili a portare la nostra idea. Io ho detto in un paio di interviste che secondo me è più utile un modello stile industria 4.0 dal punto di vista metodologico che non stile bando. Qual è la differenza? Ci siamo trovati quando eravamo al governo. Avendo dei denari da investire, se tu dici faccio un bando, poi c'hai tutti coloro i quali partecipano che devono concorrere, devi fare una commissione, esaminare i progetti. Lo fece ai tempi del governo Prodi il ministro Bersani. E quel era il progetto, si chiamava Italia 2020, una cosa del genere. E era, ti ricordi Teresa, fine anni 90, ed era un progetto importante, ma aveva una fortissima componente di progettualità che portava a ricorsi. Io invece penso che il meccanismo che noi abbiamo studiato su Industria 4.0 sia decisamente migliore. Cosa significa? Tu metti dei denari, chi corrisponde a determinate caratteristiche automaticamente riceve quei denari o attraverso uno sconto fiscale o attraverso l'erogazione di denaro a seconda di qual è la linea guida di cui stiamo parlando. Quindi parliamone, ragioniamo, ci siamo. Noi pensiamo che ci siano 209 miliardi e che non ci saranno mai più, e quindi vorremmo spenderli bene. Il MES a nostro avviso è una priorità che a questo punto immagino che chiederanno anche i governatori che non l'hanno chiesto in campagna elettorale. Cioè io sono convinto, chi è che non l'ha chiesto? Che Zaia, Acquaroli e Emiliano, forse sono i tre che non l'hanno chiesto. Non lo so, può darsi che sbagli, mi scuso eventualmente con gli interessati, siano profondamente interessati ad avere quei denari che vengono dal meccanismo europeo di stabilità. Ci sono altre domande? Vai! Allora, provo a mettere insieme i puntini. Vai! Ha detto che in Toscana, sia pur politicamente determinante, non lo siete stati aritmeticamente. Che adesso, superata la prova del fuoco delle elezioni, in Parlamento sarete più attrattivi. E aggiungo io che anche Forza Italia non è stata aritmeticamente decisiva a queste regionali, vede dei potenziali arrivi di Forza Italia o comunque un futuro, un partito popolare più magari rivolto al centro? Come sai, è un tema che fatico sempre a masticare trovandolo abbastanza fumoso. Parliamo di cose concrete. Abbiamo avuto un risultato alle regionali che è straordinario. E bello che lo sapete anche voi. Cioè, il punto è che voi, amici della stampa, sapete perfettamente che eravate tutti col fucile puntato, pronti a vedere il risultato della Toscana. Anche giustamente, devo dire. Anche comprensibilmente. Non soltanto in Toscana abbiamo vinto, non soltanto nessuno può dire Renzi è morto perché ha scelto Gianni, perché la scelta di Gianni si è rivelata la scelta che ha permesso di vincere con un netto distacco, ma addirittura siamo al punto nel quale, lasciatemelo dire, abbiamo dei dati sui territori che sono straordinariamente forti. Il fatto che in Toscana sia più basso che in Campania, da un lato naturalmente da toscano dico oh mamma mia, volevo far di più, ma dall'altro mi porta a dire che questo partito c'è oltre non le vostre attese, oltre le mie attese, perché quando ho girato per la campagna elettorale ho visto dei ragazzi candidati del 2000 e del 2001, alcuni dei quali venivano fuori dalla scuola di formazione, vi ripeto, alle regionali, candidati del 2000 e del 2001, io dico che sono orgoglioso di far parte di questa esperienza, che è un'esperienza di rinnovamento della politica e di azione concreta, di risultati concreti,
di presenza concreta su cui oggettivamente chi non è in malafede deve riconoscere che va decisamente oltre le aspettative. Perché mettiamoci d'accordo: o sono falsi i sondaggi che ci davano al 2, o se prendiamo dal 7,5 della Campania, al 24 della Sardegna, all'8 della Val d'Aosta, al 4,5 della Toscana, ai risultati che vedremo alle amministrative dalla Basilicata alla Campania, ma anche alla Lombardia, segrate, stiamo lottando con il bravo Paolo Micheli con il V che sta intorno al 6%, ma con Paolo Micheli che è borderline sul farcela al primo turno. Se vediamo questi dati ci rendiamo conto che Italia c'è. Cosa fa Italia Viva nei prossimi 2 anni? Attrae parlamentari dal centro? Attrae parlamentari dal gruppo misto? Attrae parlamentari dalla sinistra? Non lo so. Io so che da quando siamo nati abbiamo attratto 2 deputate dall'EU, quindi dalla sinistra, qualche parlamentare da Forza Italia, alcuni, la maggioranza, dal PD. Negli uni e negli altri casi siamo un'esperienza che è difficile da sintetizzare. Ed è l'esperienza di rinnovamento della politica italiana. Punto. Cosa accade nei prossimi 2 anni e mezzo? Siccome la legislatura si stabilizza, io penso che la maggioranza, che è fatta essenzialmente su 2 partiti più grandi, PD e 5 Stelle, 2 realtà diverse, la sinistra radicale con il gruppo misto e noi, che siamo un po' più forti, questa coalizione dovrà trovare dei punti su cui fare la differenza. Vorrei segnalarvi che però, se proprio dobbiamo dare un'occhiata ai dati, ai numeri, il nostro 7,5 in Campania, nostro, è vicino. Quanto ha fatto 5 Stelle del Presidente della Camera e del Ministro degli Esteri in Campania, visto che sono uno di Napoli e l'altro... cioè, per dire... I dati delle regionali sono che i 5 Stelle in Campania fanno il 10, avevano il 60 2 anni fa, e noi abbiamo fatto il 7,5. Boh, io ci avrei messo la firma. Quanto hai fatto a Pomigliano? 15. Come Italia Viva? Italia Viva il 15% a Pomigliano. Allora, questo è Rosato, che essendo molto amico di Luigi Di Maio si diverte a scherzare con lui. Ho risposto a tutte le tue domande? E allora, sono finite? Scusami, perdonami, chiedo scusa. Lisa di Giuseppe domani. Volevo chiedermi... Bocca al lupo per il vostro giornale. Crepi il lupo. Volevo chiederle, alla luce dei risultati di ieri, se c'era già una strategia in vista delle amministrative della primavera dell'anno prossimo. Penso in particolare alla Campania, dove avete avuto un buon risultato. Non lo dica al suo direttore che abbiamo avuto un buon risultato, perché oggi ha scritto esattamente l'opposto. Quindi non dica al mio amico Stefano Feltri che abbiamo avuto un buon risultato. Vabbè, rispetto al resto, insomma. Rispetto? Rispetto al resto. Ma 7,5 secondo me, ma non glielo dica, lo faccio perché sono molto amico di Stefano, gli faccio a lei, a lui, a tutti voi in bocca al lupo, ma siccome è da 3 giorni che domani, che noi leggiamo con attenzione, scrive che in Toscana andrà male e che si perde perché è il candidato di Gianni, poi si è vinto con Gianni, oggi avete scritto che era andata male, mi fa piacere che alla prima conferenza stampa lei abbia parole di elogio per il risultato della Campania. Beh, non abbiamo ancora però... nel ringraziarla per queste parole di elogio che compiacciono tutti noi, non abbiamo ancora deciso niente delle prossime amministrative, anche perché credo che qualcuno voglia fare almeno un po' di ferie, quindi visto che nel mese di agosto le ferie il professor Rosato non le ha viste neanche col binocolo. Non è la priorità in questo momento della discussione, però ci saremo perché si vota Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli, Palermo no. No, quindi va bene. Ah, segnalo a proposito di partito che non c'è, che in Assemblea regionale siciliana in questi giorni è passato un po' sotto silenzio, siamo diventati credo il primo gruppo dell'opposizione sicuramente, all'Arse ne abbiamo 7? Non mi ricordo quanti parlamentari regionali abbiamo in Sicilia, dove evidentemente siamo molto più attrattivi. Peraltro anche stamattina credo che Nobili dopo darà una notizia rispetto ad altri nuovi ingressi in Italia Viva, in questo caso Roma,
strano, Novoli a Roma. Detto questo, nel ringraziarvi, se non ci sono altre domande, vorrei chiudere con questa ultima considerazione. Fare un partito nuovo è un'impresa difficilissima. Un anno fa il nostro simbolo non esisteva. Quando 10 mesi fa è uscito alla Leopolda, qualcuno anche in chat parlamentari, lo diciamo, ha pure fatto qualche battuta dicendo ah non mi piace, non passerà mai, sulla scheda non funzionerà. E invece è accaduto che questo simbolo è stato un simbolo al quale molti hanno dato fiducia, anche con una componente di voto d'opinione che non mi aspettavo. Vi faccio un esempio banale: là dove in Toscana pure aspettavamo un risultato ancora superiore, mi ha molto colpito vedere che, sapete che in Toscana ci sono le preferenze già espresse, c'è soltanto da mettere la crocellina, cioè ci sono i nomi sulla scheda e tu puoi mettere la croce se ti candidi. Bene, nella città di Firenze, per dire, ovviamente poi a Firenze ho dato un'occhiata maggiore per ovvi motivi, quasi il 60% dà un voto senza preferenze a Italia Viva. Di solito in Toscana, con questo sistema delle caselline, è il 20% il voto senza preferenze. Cioè c'è una parte di voto d'opinione che si sta strutturando su un simbolo che un anno fa non c'era. Ora noi dovremo decidere come organizzarsi. Dovremo decidere come portare questo partito ad essere sempre più presente sul territorio. Ma un partito che in un anno fa una scuola di formazione politica con 250 ragazzi under 25, che porta a casa risultati dove porta quasi una decina di consiglieri regionali eletti, porta a casa i primi sindaci eletti direttamente, alcuni erano già con noi ma si erano spostati partendo da altri partiti, che è comunque presente in Parlamento e in tutti i livelli istituzionali, amici, è una delle esperienze più straordinariamente belle che abbiamo fatto. E il bello deve ancora venire, perché la vittoria in Toscana non scontata, anzi vi garantisco, abbiamo avuto qualche preoccupazione, spero che l'eufemismo vi faccia capire quanto abbiamo sofferto per questo, è sicuramente un nuovo inizio per il governo, per la maggioranza, ma anche per Italia Viva. E di tutto questo voglio ringraziare, a cominciare da Ettore, Teresa, Maria Elena, Silvia, i deputati che sono qua, tutte le donne e gli uomini che hanno reso possibile questo risultato. Grazie di cuore, buon lavoro e in bocca al lupo.